Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Claudio e in questo video vedremo 5 rapper italiani arrestati. Infatti in questo video vedremo per l'appunto 5 rapper italiani che sono stati arrestati. Infatti se non lo sapevate, alcuni rapper italiani sono stati arrestati in passato e noi in questa top appunto vedremo questi rapper che sono stati arrestati. Però mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, cerchiamo di arrivare a 1100 like per questo video, se non ne ho chiesti 1000, vi ho fregati questa volta. Sì, infatti per chi non lo sapesse, io solitamente chiedo sempre 1000 like ogni video, però ogni tanto mi piace cambiare e ovviamente chiedo sempre 1100 quando cambio. Comunque mi raccomando, lascia un bel like e avrai una giornata bellissima. Non so perché lo dicono tutti gli youtuber, può essere che funzioni anche a me. Infatti lascerò anche io like. Comunque adesso, a parte gli scherzi, saluto come sempre sei fortunati di oggi che sono Giada Francesconi, Darina Ferro, wow, addirittura dall'Albania mi seguite, assurdo. Chiara Rossi, Fire Magic, Serena Santino e Del Chapo 06. Se anche voi volete essere salutati al prossimo video, solamente lasciare un bel like a questo video, iscrivervi a questo canale, attivare la campanella, condividere questo video con i vostri amici e commentare qui sotto con salutami. E una volta fatto ciò, prima o poi verrete salutati. Vi ricordo che ogni giorno alle 17 nuovo video. Comunque adesso direi di incominciare subito con questa top. Il primo rapper che troviamo in questa classifica è proprio Gallagher. Infatti, se non lo conoscevate, Gallagher è questo personaggio qui che ha fatto appunto delle canzoni trap ispirandosi a molti rapper trapper famosi americani, come per esempio 69. Addirittura in una canzone gli ha copiato proprio la intro, quindi vabbè. Comunque provate ad immaginare per quale motivo è stato arrestato questo rapper. Bene, perché ha rapinato un suo fan. Sì, è una cosa assurda, cioè già i fan ti supportano e sono coloro appunto che ti portano la pagnotta a casa. Detto sempre in maniera molto paesana. E tu che fai? Lo rapini pure. Cioè, ma altro che galera. Qua ci vorrebbe proprio l'ergastolo. Cioè, sinceramente non capisco Gallagher perché hai fatto una cosa del genere. È una cosa sbagliatissima rapinare un proprio fan. Io non lo farei mai perché voi per me siete come fratelli e sorelle. Infatti siamo una grande famiglia insieme. Anzi, seguitemi anche su Instagram claudio_official. Brutto l'occasione per dire questa cosa. E comunque appunto Gallagher è stato arrestato. Però non è andato in galera, ma bensì ai domiciliari. E sinceramente è anche stato fortunato per quello che ha fatto, perché è un gesto sbagliatissimo. Cioè, pensate, praticamente tre persone, tre fan erano andate a chiedere la foto ai loro idoli. Poi idoli, vabbè, comunque sono gusti personali. E questi che fanno, invece appunto di prendere il telefono per farsi il selfie con i fan, li aggrediscono. Cioè, sinceramente io non capisco perché l'abbiano fatto. È una cosa davvero schifosa. Non condivido assolutamente il gesto di questi due personaggi. Appunto il secondo non me l'ha ancora detto perché me lo voglio, diciamo, conservare per dopo, che a quanto pare dovrebbe essere il cugino di questa persona. Sinceramente non l'ho capito e non mi interessa. L'unica cosa che mi interessa è appunto che hanno fatto un gesto sbagliatissimo, perché i fan sono coloro appunto che ti supportano, che ti aiutano a crescere, e tu non puoi assolutamente relazionarti in questo modo con delle persone che ti supportano. Se la pensate come me, lasciate un bel like e casomai iscrivetevi a questo canale se siete nuovi. Ed è stato pure fortunato che l'hanno mandato ai domiciliari, perché per me doveva andare all'ergastolo. Ovviamente sono un poco troppo severo, lo so, però per quello che hanno fatto, sinceramente, non c'ho parole. Comunque adesso direi di passare subito al prossimo rapper. Adesso invece troviamo il cugino, il presunto cugino, sinceramente non l'ho capito, che sarebbe Traffic. Vi faccio vedere qualche foto di questo personaggio che appunto dice di fare musica rap. Però vi ripeto, per me queste persone, dopo quello che hanno fatto, hanno perso tutta la dignità che avevano, perché sinceramente è un gesto davvero schifoso. E non mi vergogno a dirlo, perché sinceramente, cioè quando ho letto l'articolo manco ci credevo che l'avevano fatto. E invece è davvero successo. Come potete vedere, appunto, questo è l'articolo e sinceramente non so cosa dire. Casomai qui sotto nei commenti fatemi sapere una vostra opinione riguardo questi due personaggi. A me mi hanno deluso. Adesso invece troviamo un rapper che ultimamente nella scena urban sta spopolando, e stiamo parlando proprio di Massimo Pericolo. Infatti ultimamente ha rilasciato il suo nuovo album, Scialla Semper, che non ho ancora ascoltato perché purtroppo tra università, tra YouTube non c'ho proprio tempo, però comunque ho ascoltato la canzone 7 miliardi, e vi devo dire la verità che si sente appunto che il testo è vero, cioè che quello che è stato scritto nel brano è davvero stato vissuto appunto dal rapper in questione. E in questo pezzo comunque
comunque lui dice che è stato 2 anni in galera. Infatti, poi ho fatto delle ricerche su internet e ho scoperto appunto che Massimo Pericolo è stato arrestato in estate, come dice anche stesso lui nella canzone 7 miliardi, credo per possesso di droga, però non ne sono sicuro. Questo rapper fu arrestato nel 2014 insieme ad altri 28 imputati. E durante proprio questo periodo di detenzione lui cambia il suo nome in Massimo Pericolo. Infatti Massimo Pericolo è il nome d'arte di Alessandro Mannetti, che era il nome appunto che utilizzava nel rap prima della sua detenzione. Vi ho fatto anche un poco di curiosità riguardo questo nuovo rapper. Mi raccomando, lascia like. Invece adesso troviamo Emanuele Frasca, in arte Noyz Narcos. Infatti questo rapper romano fu arrestato per possesso di droga nel giugno del 2015. E riguardo il suo arresto c'è da dire una cosa, che appunto quando le guardie lo avevano fermato lui disse: "Ma come, non mi conoscete? Io sono il rapper Noyz Narcos". E ovviamente non è che fu risparmiato, anche perché come ben sappiamo la legge è uguale per tutti, infatti fu arrestato, però come ben sappiamo adesso è stato rilasciato già da un po' di anni. Infatti adesso sta anche continuando a fare musica rap. E tra l'altro molte persone l'hanno messo anche tra gli emergenti, anche se diciamo un rapper datato. Adesso invece troviamo uno dei rapper più ascoltati in Italia, cioè Jamie Tights, che come dissi già in qualche top precedente, fu arrestato per possesso di marijuana e chetamina. Una volta che è stato fermato dalla polizia, una volta appunto che era stata fatta la perquisizione a casa del rapper, in cui erano state trovate delle sostanze stupefacenti, ovviamente, cioè poi Jamie Tights, cioè è normale che si trovava qualcosa a casa di Jamie Tights. Nulla da dire contro Jamie Tights, perché comunque qualche suo pezzo lo ascolta. Però ovviamente a casa sua, se lo conoscete bene, sicuramente qualcosa si trova. E comunque Jamie Tights ha patteggiato. Vabbè, in realtà non è che teneva tanta scelta, anche perché appunto erano state trovate le sostanze stupefacenti. Comunque la condanna a cui aveva patteggiato era di 1 anno e 10 mesi di reclusione, anche se poi la pena è stata sospesa. Beh, che dire, è stato molto fortunato che gli hanno sospeso la pena. Va bene ragazzi, questo video finisce qui. Mi raccomando, se questo video l'avete trovato interessante, anche perché qualcuno me l'aveva chiesto in passato, e io come sempre prima o poi le cose ve le porto, cerchiamo di arrivare a 1100 like. Quindi mi raccomando, lascia like per supportare questo canale e questa tipologia di video. Ed inoltre, se sei nuovo, iscriviti a questo canale, e se vuoi essere salutato, commenta qui sotto con salutami. Ed inoltre, se non l'hai ancora fatto, seguimi anche su Instagram, claudioart_official, trovi il nome qui. Quindi mi raccomando, cercami su Instagram e seguimi, perché a breve arriveranno foto fighe anche su Instagram. E comunque questo video mi è piaciuto farlo, anche perché studio giurisprudenza. Sì, diciamo, oltre a fare lo stupidino su YouTube, studio anche, perché comunque non si sa mai in Italia. E comunque niente, noi ci becchiamo alla prossima top, che è domani alle 17. Bella!